Eccoci! Buonasera! Tutto Buonasera. bene? Tutto bene, Top, top! Tutto bene, tutto bene. Qua a Milano ha deciso di piovere per tipo mezz'oretta oggi pomeriggio, però a allora io attualmente mi trovo caso. e non sta piovendo, fa ancora caldo, quindi sono contento. Comunque grazie che mi hai invitato. Felicissimo. Figurati, per me è un piacere, come sempre. Allora, Allora, iniziamo. Questa live sarà divisa principalmente in quattro. Nella prima parte ti presenti adesso tra pochissimo, dopodiché parliamo del tuo percorso ad amici, a consigli anche perché sono state anche le domande a riguardo. Poi parleremo dei tuoi progetti attuali che sono super interessanti, quindi parleremo e alla fine rispondiamo ad alcune domande che ci hanno fatto, anche delle tue fanpage hanno fatto un botto di domande, quindi dopo risponderemo. ora del fatto. No, vabbè, comunque è tutto il mondo della danza, quindi siamo tutto a posto. E iniziamo quindi, ti chiederei di presentarti e di spiegare chi sei. Ok, allora, sono Miguel, questo non tutti lo sanno, non mi chiamo Miguel Wave, ma Miguel Chavez. Wave, lunga storia, ma era per Instagram. Sono un ballerino professionista, ma sono anche un grandissimo sognatore, una persona che ama lottare e lavorare per arrivare ai propri obiettivi. Sono una persona, diciamo, creativa, mi piace tantissimo poter. Sono una persona molto curiosa e mi piace tantissimo poter creare con la danza e anche poter sperimentare tantissime cose che oltre che la danza può essere il canto, può essere recitazione, può essere tantissime cose che rientra tutto con l'arte. Questa è una cosa fantastica anche perché la creatività è la cosa che alla fine è la cosa migliore. Se tutti i giorni abbiamo qualcosa di creativo, di diverso, ogni giorno è diverso e quindi non rimaniamo, non ci annoiamo mai. Ed è anche il motivo, anche io a livello lavorativo faccio quello che faccio perché io non ho le doti da ballerino o da cantante, però cerco di mettere il mio lato creativo in quello che faccio e comunque cambia completamente come vediamo il lavoro, se lo vediamo in modo creativo. Quindi sono assolutamente d'accordo con te. E io partirei adesso a raccontare invece il tuo percorso artistico e il passaggio ad amici. Infatti, alcune domande erano relative sul tuo percorso e su in generale quali sono gli step che ti portano poi a entrare in questa scuola. Ok, allora, iniziando da amici, per me, diciamo, è stata una sorpresa, era stata un'entrata inaspettata, perché, ovviamente, cioè, magari non tutti mi conoscono, per quelli che stanno seguendo la diretta, però sono, diciamo, un ragazzo, un ballerino di autodidatta, cioè che non ha studiato, non ha avuto un grande percorso scolastico di studio alle spalle, ho voluto buttare questo percorso di amici perché ovviamente amici dà una grandissima visibilità, ma l'ho vista più che altro per poter darmi un'opportunità di uscire da dove abitavo, cioè io abitavo, sono di Lugano, Svizzera, e diciamo che amici era un'opportunità per poter andare a scoprire altri orizzonti, poter uscire da, diciamo, dal mio comune ed è stato veramente inaspettato, come dicevo. È stato un percorso veramente bellissimo, un percorso che ricorderò per tutta la vita perché mi ha regalato tante soddisfazioni, e soddisfazioni che comunque ci sono state grazie al duro lavoro, grazie comunque al coraggio di poter fare avanti in avanti e non aver paura di fare passi indietro. E poi è stato anche una scoperta personale, no? Perché quando ti ritrovi davanti a un percorso simile, che è una palestra che ti allena per il mondo del lavoro, no? Per poter fare, diciamo, quello che succede fuori, è stato veramente utile come cosa e mi ha dato anche tantissime emozioni. Poi anche grazie a questa scuola mi ha dato opportunità, infatti, per poter lavorare adesso, come sto facendo in questo momento. E sono stati anche veramente gentili perché mi hanno voluto anche dare opportunità regalandomi una borsa di studio che Ah, è
investita anche per poter continuare a studiare, perché per me è anche importante questo, lo studio, poter continuare a scoprire altre, per esempio per noi, altri stili, altre diciamo discipline, quindi è stato veramente bellissimo. Poi ho avuto anche dei professori all'interno della scuola che mi hanno aiutato tantissimo, quindi è stato anche molto 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 bello questa cosa qua. Super, super. Invece lato entrare, amici, quali sono gli step che per entrare in questa scuola? Perché immagino che comunque tantissima gente in tutta Italia voglia entrare ad Amici, ma non è la cosa più semplice del mondo. Quindi alcune domande erano relative a questo, se vuoi spiegare un attimino come hai fatto ad entrare effettivamente. Ok, allora, dirò veramente, sono onesto, onestissimo. Okay. Bisogna mandare ovviamente questi video per poter entrare. Okay. Farsi vedere e poter essere anche selezionati per poter fare i casting. Io ho mandato un video, uno dei, diciamo, il cavallo di battaglia, la cosa che avevo, che facevo a meglio, se si può dire, e diciamo che ho aspettato, mi ricordo che ho aspettato anche 2 mesi, quindi ho mandato questo video, ho aspettato 2 mesi, in questi 2 mesi neanche che cosa stesse succedendo, se considerato oppure no. Però arriva questa famosa email dove dicono sei stato, diciamo, preselezionato per fare il casting, quindi per poter andare a Roma a fare questo casting. Per me, grazie anche a questo casting, è stata la prima volta che ho avuto l'opportunità e anche un motivo per poter andare a Roma, quindi è stata molto bella. Diciamo che quando arrivi ad Amici, all'interno ovviamente c'è una fase di, diciamo, di compilazione di moduli, poi c'è un grandissimo questionario dove, diciamo, racconti te stesso, dai le tue informazioni, diciamo quali sono i tuoi punti di forza, i tuoi punti deboli, tutte queste cose qua, no? Dopodiché arriva il momento di poter ballare davanti alle persone che lavorano per Amici. Okay. Che lì, diciamo che è un po' il momento di suspense, perché non sai mai cosa stanno pensando, no? Tu stai parlando di mai cosa stanno pensando loro. E diciamo che questa è una cosa anche che ti mette alla prova, perché tu entri come un... devi essere, ovviamente il consiglio principale che io do è l'essere se stessi, perché ovviamente qui dentro, se l'allievo dovesse entrare, è un percorso lungo, quindi diciamo che è impossibile non riuscire a vedere la persona che sei, no? Quindi già essere chi sei, se credi di avere difetti, falli vedere, se credi di essere la persona anche più insicura, lo si vedrà, se invece sei la sicurezza, anche questo si vedrà, però questo, diciamo, che è il consiglio maggiore, perché poi all'interno tutto è un percorso che... No? Okay. Poi dopo il casting, secondo me, credo che ovviamente bisogna attendere la famosissima conferenza, se, okay, se verrai chiamato alla formazione della classe, e lì diciamo che è una questione tutta da vedere, no? Però secondo me quello è il fatto di poter mostrare la miglior cosa che puoi fare, no? Qual è ovviamente i tuoi punti di forza. Poi ovviamente, essendo una scuola, all'interno ovviamente ti affronterai dei stili diversi, magari io sono di pop, come ho fatto io, non avendone mai ballato, per esempio, moderno, classico, okay, che non sapevo manco cosa fossero, li ho, diciamo, sperimentati all'interno della scuola, e ovviamente ci sono state delle difficoltà, però in questa scuola diciamo che è apposta per poter crescere, e diciamo che... Sì, è tutto un percorso, un po' una sorpresa, tutta una sorpresa. Assolutamente. Tra l'altro tu hai detto che appunto sei autodidatta, che è una cosa super interessante, perché è rarissimo come cosa che ci siano dei autodidatti che vadano Amici, immagino, cioè nel senso ci sono stati comunque pochi casi, penso. E quando è che hai iniziato effettivamente a ballare e come hai fatto a imparare da autodidatta? Cioè hai visto tipo video su YouTube, come si impara da autodidatta? Allora, è una cosa rara, perché tante persone quando mi hanno chiesto, quando mi trovavo lì, no? Quando conosci queste persone all'inizio di questa avventura, no? Con tanti ragazzi che hanno la tua stessa passione, che hanno la tua stessa voglia di entrare, no? Quindi comunque scambi delle parole e ci si parla e si inizia a
inizia a conoscere un po' e mi è questa la domanda: oh, ma da quanti anni hai iniziato? Oppure dove hai iniziato a studiare? Mi ricordo che un po' io, sarò onesto, davanti a questi ragazzi magari dicevo: ah, da un po' ho fatto, magari mi inventavo qualcosa riguardo alla scuola. Sognavo perché, sai, magari avendo tanti ragazzi che sono lì che hanno studiato anni per poter magari iniziare a questo percorso da amici, che comunque è un trampolino, quindi è diciamo una cosa molto importante. E allora io arrivare lì e dire: ho studiato magari 2 anni, cioè ho iniziato a avere la passione della danza da 2 anni, 3 anni, cioè 2 anni, 2 anni e mezzo, quindi e magari mi dicevano: sei qua per fare il casting di amici? È un po' così, no? Però tante persone, infatti, l'ho capito dopo, mi hanno detto che è un punto, diciamo, una cosa molto interessante, ed è il punto di forza, no? Sei arrivato lì, magari non avendo con un percorso alle spalle gigante, però invece sei arrivato lì grazie, diciamo, alla tua voglia di fare, alla tua voglia di iniziare a conoscere la danza, a metterti lì a creare, fare. Perché praticamente faccio un riassunto perché sarebbe una lunga. Però prima di Amici io ho fatto diciamo un'esperienza all'estero, è stato negli Stati Uniti questa esperienza per poter imparare l'inglese, avendo diciamo la famiglia lì, è stata diciamo la parte più semplice, no? La fortuna. Mi ricordo che io feci questo talent show che facevano tanto in high school, che sarebbe il liceo, talent show, e io mi presentavo col canto, perché io ho studiato canto tanti anni, cioè non ho studiato danza, ma ho studiato il canto, e mi presero per fare questo talent show. Durante quel talent show c'erano anche gruppi di danza, cioè gruppi proprio potenti, cioè poi in America sono proprio esagerati, lì c'è proprio la parola giusta, è esagerati e full out, carichi dentro. E mi ero proprio innamorato perché, cavoli, cioè, sì, cioè, davano questa forza, questa energia al pubblico che mi venivano proprio i brividi, dicevo, cavoli, voglio farlo, mi piacerebbe iniziare a farlo. Quindi quando sono rientrato in Svizzera, a Lugano, ho iniziato praticamente, avendo perso i contatti anche tipo perché c'era il passaggio dalle medie al liceo. Prima di andare all'anno all'estero, avevo perso un po' i contatti di amici, quindi avevo deciso di poter cercare dei ragazzi che volessero magari cantare, ballare durante l'estate, no? Feci una locandina che poi sono andato, diciamo, per tutto il centro dove abito io a pubblicare questa cosa. E piano piano dei ragazzi avevo lasciato il numero, mi chiamavano, mi dicevano: ah, sono interessato per fare questa cosa, dai. Ed era praticamente, ho organizzato questo punto di incontro con questi ragazzi, e abbiamo, diciamo, fatto in questi 2 mesi c'erano anche ragazzi che ballavano. Quindi io lì ho iniziato a conoscere questi ragazzi che ballavano, mi sono portato a imparare. Non ti muovi male, quindi ce l'hai questa cosa, no? Io sono origini colombiane, quindi qualcosa so, no? E da lì ho iniziato praticamente. Io ho iniziato 2 mesi di scuola in una scuola che era dopo questa esperienza, però da lì dopo ho chiuso la scuola. Era successa una cosa che poi alla fine rimasi da solo, perché poi erano partiti tutti anche all'università, avevano il corso, non c'era più. E io praticamente chiesi a questo, il proprietario di questa scuola, di poter allenarmi in questa scuola all'interno da solo. Lui mi dà l'opportunità e mi disse: guarda, vediamo che cosa combini, tu fai quello che vuoi. E io lì ho iniziato con YouTube, ho iniziato a copiare tanto le coreografie dei ballerini, sai, video proprio magari virali che erano veramente famosissimi, quindi cercavo sempre di copiare tanto loro, iniziare a prendere un po' il vibe, prendere un po' questa cosa. Effettivamente, diciamo, si può dire tante cose anche nella danza, o ce l'hai o non ce l'hai, purtroppo tante cose magari ce li hai proprio dentro, no? Quindi io sentivo di avere questa cosa, quindi iniziavo a farmi questi video, che tra l'altro sono proprio chi è interessato a vedere questi video da Instagram è proprio giù, 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 giù. Che tante volte me li guardo, anche perché è stata un'evoluzione, no? Perché tante volte non ti ne accorgi di quanto magari tu possa migliorare nel tempo, no? Sì.
stato veramente una sorpresa per me che la Dani è arrivata da me, perché io lo dico sempre, non sono stato io magari a cercarla, perché prima non sapevo, sai, non ero cosciente di quello che magari del potere di ballare, no? E quindi è stata anche questa una sorpresa. E da lì mi ricordo che anche mia mamma guardava Amici il serale e mi disse, sempre, guarda, che tra l'altro in un'edizione c'era un colombiano, ok, e guarda, c'è un colombiano, puoi entrare anche te, cioè tu potresti farlo, prova a mandare. Inizialmente dissi di no, perché ovviamente magari tante persone vanno, hanno studiato della vita per entrare, però alla fine mi sono buttato, e mai dire mai, infatti è stata una sorpresa bellissima. Assolutamente, infatti tra l'altro è tipo una delle frasi che ripercorre più nella mia testa, quello che mal che vada alla fine non cambia nulla, cioè nel senso, se tu avessi mandato il video e non ti prendevano, la tua vita proseguiva esattamente uguale a come stava andando, poteva solo andare meglio, non poteva andare peggio, quindi era così. Io dico sempre che noi tutti abbiamo, diciamo, un destino prefissato, e secondo me, diciamo, che la vita mi ha dato questa occasione proprio perché doveva capitare, e proprio perché sono una persona anche che ha tanta voglia di fare, no? Quindi tante volte una cosa che faccio è chiudere gli occhi e dire mi immagino di fare questa cosa, sì, allora può realizzarsi, no? Perché tante volte non so, magari mi si vede, non ci vedo, allora può essere un'altra cosa, però credo che io nella mia vita abbia trovato proprio quello che voglio fare al 100%, ho, diciamo, degli scopi, che è una cosa molto importante anche che noi giovani dobbiamo avere, perché secondo me tante persone sono anche perse, no? Tanti ragazzi sono persi, magari all'inizio dico non so cosa fare, non trovo magari qualcosa che mi appassiona, ma secondo me è una questione magari di ricerca, no? Perché noi tutti abbiamo, diciamo, una forza su qualcosa, no? Però secondo me è solo questione di capire che cos'è. Perché esiste che uno dica no, non so fare niente, non riesco a fare, non fare nulla, ma però parlo proprio a 360 gradi nella vita, no? Sì, sì, sì. Poi soprattutto in quest'epoca dove ci sono 10.000 opportunità, 10.000 porte, è difficile anche per una persona, si sente disorientata perché dice ok, ho queste 15.000 porte davanti a me, in dove vado? Quindi l'unico modo è provarle uno a uno e capire se quella è la strada giusta, quindi fare esperienze come possa essere te andare all'estero. Se tu non fossi andato all'estero non avresti conosciuto questa tua passione, andare a scoprire nuovi mondi sicuramente apre sempre la mente, quindi andare a fare esperienze fuori dall'Italia, o basta andare fuori dal tuo paese, dalla tua città, oppure provare quel nuovo corso che è su internet, guardare quel video YouTube, più conoscenze hai a 360 gradi, più sai cosa potrebbe piacerti. Quindi se tu non avessi provato la danza non avresti mai scoperto che ti piaceva la danza e non avresti fatto del tuo lavoro adesso. A proposito, mi ricollegherei per parlare adesso dei tuoi progetti presenti, anche con Fede e tutto quanto, quindi se vuoi raccontarci un po'. Ok, allora, per chi mi segue, diciamo che quest'anno abbiamo iniziato un progetto dedicato alla danza, quindi noi abbiamo iniziato questi video che abbiamo pubblicato su YouTube, quindi abbiamo creato questa pagina ufficiale, no, su YouTube per poter pubblicare nei nostri lavori, perché diciamo io e Federico, cioè Federico Milan, che è un altro ballerino col quale io ho anche, diciamo, partecipato ad Amici e ho anche condiviso questo percorso, abbiamo diciamo seguito questo percorso insieme e siamo anche due persone che hanno voglia di fare, quindi abbiamo detto perché non magari dare l'opportunità a noi e anche alle persone di poter vedere quello che siamo in grado di fare, no? Perché tante volte è difficile, una cosa difficile magari poter far capire alle persone quello che ha in testa, no? È molto difficile a volte perché magari non riescono ad arrivare a quella visione che c'hai, quindi per noi fare questi, aver iniziato questo progetto è molto importante anche per noi, diciamo, i ballerini. I video sono, diciamo, il mezzo più rapido, no? Perché sì, tanto poi vedere un video può diventare anche virale se hai la fortuna di poter far sì che questo video virale, no? Sì. Quindi noi abbiamo, diciamo, che ci impegniamo tanto con questo, a creare materiale, contenuti, fare. Infatti è una, diciamo,
Per una cosa che siamo molto fieri e anche molto contenti è che abbiamo, diciamo, abbiamo fatto uscire un piccolo docufilm al cinema che abbiamo anche potuto far interagire le persone. Quindi, diciamo, dopo anche un lungo lockdown, anche dopo tanto tempo che magari non abbiamo avuto l'opportunità di fare danza, soprattutto anche per gli artisti in generale. È stato veramente emozionante perché sono venute anche tante persone a sostenere il progetto, che era praticamente questo docufilm che poi si arrivava alla fine a far vedere l'ultimo progetto che facevamo, che è pubblicato alla fine adesso su YouTube, solo diciamo il progetto. Diciamo che ora c'è stata una piccola pausa, però durante l'estate abbiamo comunque lavorato portando fuori sempre anche contenuti. In questo nuovo anno, diciamo che grazie a Dio, stiamo lavorando tanto, che può essere anche, lavoriamo anche tanto con essendo dei ballerini per dei programmi televisivi, oppure facciamo anche videoclip anche con artisti, perché poi diciamo che è anche un mondo nel quale il lavoro arriva proprio all'improvviso, no? Quindi un giorno può arrivare, il giorno ci sono magari una settimana di attesa, però mai per me non esiste mai, sai, non fare nulla. Quindi in quel momento di attesa continuare magari a creare, fare, ad allenarsi, Esatto. fare. Come Però esempio, il progetto che hai fatto con Madame Sanremo era molto figo, ed è una delle idee che, cioè, di come adattare la danza a un mondo dove solitamente c'è poca danza, quindi è stato molto molto figo. esatto, infatti noi il nostro grande obiettivo è poter far vedere che con la danza si può fare tantissima cosa, cioè si può fare poter dare anche emozioni, poter già magari un cantante, per esempio, per dirti, regala tante emozioni sul palco, no? E secondo noi anche una coreografia dei ballerini, che io dico sempre che sono, diciamo, gli atleti di Dio, che siamo anche ad arrivare tanto, per noi la cosa più importante è poter arrivare al pubblico anche. Quindi, diciamo, unendo due forze si crea veramente il panico sul palco. Infatti, Esatto. il nostro obiettivo è poter anche regalare questo alle persone e far sì che magari un giorno ci diano anche delle opportunità, sempre opportunità di poter. Cioè, da far sì che ci diano delle opportunità per mostrare quello che si possa fare. Perché soprattutto in Italia, diciamo, piano piano sono anche contento che prima non lo vedevo tantissimo, ma ultimamente con Mahmood, Lodi, tanti artisti che adesso stanno iniziando anche ad aggiungerci la danza, quindi si stanno anche impegnando a sviluppare, diciamo, questa cosa, no? Nel buttarsi in questa anche per loro novità. Sì. Sono contento perché vuole dire che danno anche lavoro ai ballerini, danno anche occasioni nuove per poter fare anche cose nuove. Quindi per noi, cioè per me è una cosa molto bella. Quindi diciamo siamo sulla buona strada. Anche perché appunto in America è quasi normale, cioè nel senso quando tu vai al concerto di, non so, Bruno Mars o di moltissimi cantanti e cantanti femmine. C'è proprio Esatto. una squadra di ballo Cioè, lì se enorme. non sai cantare e ballare allo stesso tempo, ciao, cioè là è Sì. proprio, devi saperlo fare. Infatti una cosa che io dico era all'estero, che secondo me bisogna buttarsi in questa cosa qua in Italia, bisogna poter farlo, perché non è impossibile, è una questione secondo me di allenamento, di non aver paura di poter, diciamo, come si può deludere, perché tante volte magari uno pensa: ah no, magari non essendo un ballerino non voglio deludere magari il mio pubblico. Invece no, è un valore aggiunto a quello che fa, no? Assolutamente. Beh, poi ai ballerini qua ce li abbiamo forti, proprio creati, coreografi giovani che hanno tantissima creatività, e usiamola. Cioè, una cosa che dico anch'io è proprio usiamo questi giovani per creare cose veramente pazzesche, perché le teste non mancano qua, Anche sono. nella storia, se non sono sicuro, però penso che ci siano stati tanti ballerini anche a livello internazionale italiani. Cioè, adesso al momento mi viene in mente solo Bolle o quelli attuali, però penso che anche in passato ce ne siano stati parecchi.
Sì, no, no, tuttora, ancora adesso, veramente. Sono anche per me questi ballerini che sono italiani, no? Però hanno conquistato anche, per esempio, gli Stati Uniti, che per, diciamo, un ballerino arrivare agli Stati Uniti e poter ballare per artisti proprio internazionali è proprio un obiettivo che credo che qualsiasi ballerino, no? Però questi ragazzi, io infatti dico, questi ballerini hanno avuto questa fortuna, ma anche sono state occasioni che gli sono state presentate, perché tante volte è una questione solo di essere nel momento, nel posto giusto, al momento giusto, ed è anche una questione di farsi avanti, no? Perché come fa una persona a conoscerti se magari ti nascondi, no? Sì. Il consiglio che io do anche è potersi buttare, no? Per esempio, facendo lezione, per esempio, dietro, uno dice no, preferisco stare dietro. Cavoli, stai avanti, perché comunque è una lezione, non c'è bisogno di giudizi o, sai, critiche, quindi bisogna solamente stare lì, proprio presenti, dire io sono qua, sono disponibile, sono disposto a lavorare e a far parte di magari di qualcosa di grande. Sì, poi secondo me è molto anche rispetto all'atteggiamento della persona, quindi di quanto si riesce a mettere in gioco, perché in questi casi è fondamentale mettersi in gioco, perché in un mondo come la danza, dove ci sono veramente tanti ballerini, non mettersi in gioco vuol dire perdere completamente tutte le possibilità che ci potrebbero essere e che potrebbero arrivare. Esatto, anche perché, e poi bisogna anche sempre riuscire a distinguersi, no? Sì. Perché magari ci sono tanti ballerini che però magari non hanno una personalità, quindi tendono a sparire, no? A dire non c'è, non lo vedo. Quindi io dico sempre anche che bisogna lavorare tanto sulla personalità, tanto sul carattere, tanto anche nel darsi un'impronta, no? Che dire, ok, questo che fa questa coreografia è di Miguel, perché io so che Esatto. lui fa quest'altra cosa. Quindi a darsi quell'impronta, no? Di rimanere anche nell'attuale delle persone, dire ah, mi ricordo, io so chi è lui, so chi è X, quindi è una cosa anche molto importante questa. Esatto. Infatti una similitudine con la canto. A canto abbiamo visto vincere persone a X Factor che sono sparite completamente perché erano bravissime a cantare, ma alla fine avevano pochissima personalità, erano dei bravi interpreti, ma non avevano niente. Invece in altri erano proprio degli artisti, quindi magari sono arrivati anche quinti o sesti a X Factor o i Maneskin stessi, non hanno vinto, colui che ha vinto è sparito completamente perché è bravissimo a cantare, ma non aveva personalità. I Maneskin invece ne hanno tantissime di personalità e si è visto adesso che risultati hanno ottenuto. Stessa cosa nella danza, chiaramente magari dalle persone che non sono in questo mondo fanno più fatica a capirla, la personalità, però viene fuori in modo intuito, cioè dentro di noi capiamo cosa stiamo guardando? Magari non lo capiamo a livello oggettivo, ma dentro di noi riusciamo a capire quello che ci sta trasmettendo qualcosa. Assolutamente, assolutamente. E poi diciamo se per la roba, diciamo per i progetti futuri, se ti posso dire che quest'anno mi piacerebbe poter, si sta diciamo organizzando, parlando anche di questa cosa, di poter portare delle performance per l'Italia, quindi diciamo portare gli spettacoli in Italia. Live. Esatto. Perché secondo me quest'anno, cioè, ormai sono passati tanti mesi, ormai anche 2 anni da quando ormai non si è potuto fare niente, e adesso si sta riniziando male, quindi credo anche che sia una cosa molto bella, e anche creare una riunione di persone che hanno voglia proprio di stare lì e ricevere tutta questa forza, questa vampata di danza, ci sta. Sì, assolutamente, assolutamente. Infatti, se non sbaglio, ho visto oggi che Bolle farà una serie non so come chiamarle, comunque di feste, dove lui balla insieme ad altri ballerini e a scopo benefico. Quindi, secondo me, si può ripartire piano piano. Ormai i concerti l'hanno fatto, però sappiamo che in Italia la scala è calcio e chiesa, sono le priorità. Poi c'è la musica in generale e poi tutto il resto dopo. Quindi sicuramente la danza avrà il suo spazio e spero lo abbia più presto possibile. Io ti ringrazio per aver partecipato a questa live e
Ricordo a tutti che da giovedì sarà disponibile sia su YouTube, messa in modo più carino a livello di editing, e su Spotify, quindi ci sarà il podcast. Io ti Perfetto. ringrazio e ci vediamo presto. Ciao. Saluto tutti. Ciao, 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 Fede. Ciao, ciao, ciao. Grazie.